trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno a tutti, sono Bruno Bellano, sono il garante dei detenuti della Regione Piemonte e sono qui a nome dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, SPES contra SPEM, che è un'associazione internazionale che si occupa da ormai vari decenni della lotta contro la pena di morte, contro la pena fino alla morte, contro la morte per pena. Un gioco di parole che però dice molto sui diritti delle persone che sono recluse e che sono sotto il tallone della giustizia in molti posti nel mondo che sono condannati a morte. In Italia l'associazione si occupa da anni della questione delle carceri e in particolare della vicenda legata all'ergastolo, la pena fino alla morte. In questo momento abbiamo nelle 190 carceri del nostro paese oltre 54.000 detenuti, un numero significativo soprattutto in riferimento alla capienza delle nostre carceri. Di queste 54.000 detenuti abbiamo un panorama molto variegato e diversificato. Ci sono detenuti che hanno pene brevi o brevissime, che hanno una condanna inferiore ad un anno, sono oltre 1.800, e altri detenuti che hanno una condanna fra un anno e i due anni, sono oltre 2.300. Sostanzialmente, fra i 54.000 detenuti abbiamo 3.800 cittadini italiani o stranieri irregolari e in carcere che hanno una condanna davvero breve, meno di un anno, su cui l'amministrazione penitenziaria ha grande difficoltà a fare dei progetti di trattamento, di recupero, di reinserimento, proprio per la mancanza di tempo per fare una valutazione, una sintesi, un reingresso in società. A questo panorama però si appaia in modo parallelo i condannati a fine pena mai, l'ergastolo. C'è una coscienza collettiva sbagliata che pensa che l'Italia non abbia l'ergastolo, non abbia sentenze severe. Noi abbiamo in questo momento, i dati sono del 22 marzo di quest'anno, 1.822 ergastolani. Ma di questi 1.822, due terzi, 1.280, sono ergastolo fine pena mai, ergastolo con un reato ostativo che non prevede sostanzialmente una forma di uscita e di reingresso in società. Burocraticamente l'amministrazione li codifica con fine pena 31 dicembre 9.999, quindi senza speranza, un ergastolo senza speranza. Su questo è intervenuta la Corte Costituzionale, è intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, proprio per porre la contraddizione del nostro sistema. L'articolo 27 della Costituzione dice che le pene sono volte al recupero e al reinserimento, alla rieducazione per il ritorno in società. Se non c'è almeno la speranza di un ritorno in società, è una pena che non è costituzionale, che non rispetta il nostro principio fondamentale, non rispetta la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Su questi temi ci sono state sentenze della Corte Costituzionale sin dal 1974. L'ultima ha dato con un'ordinanza che ha voluto fare il quadro della situazione dell'ergastolo e dei reati ostativi, ha dato 6 mesi di tempo al nostro Parlamento per intervenire, per rendere la nostra legge conforme all'ordinamento. Altrimenti si dichiara del tutto incostituzionale la previsione dell'ergastolo senza la previsione di una possibilità di ritorno, reingresso in società, e questo pone dei seri problemi sia di compatibilità fra la sicurezza e il trattamento, sia nel termine del rispetto dei diritti fondamentali, anche del cittadino che ha più gravemente sbagliato. L'associazione per cui sono qui oggi, Nessuno Tocchi Caino, pone la questione dell'ergastolo, dei diritti fondamentali dei detenuti, proprio come una chiave di lettura
della civiltà del nostro paese. Nessuno tocchi Caino, spes contra spem, una battaglia quotidiana per rendere civile e compatibile con l'ordinamento la nostra esecuzione penale in carcere. Grazie e buon lavoro a tutti quelli che si occupano di carcere. Buongiorno, sono Angelo Faiella, vicepresidente di ANFAS Torino. ANFAS Torino è l'associazione, la prima associazione che nasce a Torino nel 1959 di familiari di persone con disabilità intellettiva e relazionale. Noi siamo un gruppo di genitori, di familiari di queste persone che da più di 60 anni ci siamo uniti per cercare di trovare una serie di risposte a tutte quelle necessità che la condizione dei nostri cari fa sì che emergano. In questo particolare momento ci siamo resi conto che bisogna creare sinergie con le altre miriadi di realtà e associazioni che sono sorte negli anni dalla data nostra di Costituzione, che ahimè è tanto in là del tempo, ad oggi. Fortunatamente queste realtà sono emerse, si sono create e hanno dato anche loro delle risposte a, per esempio, le necessità dei nostri cari riguardo le attività da praticare, sport piuttosto che attività ludiche, piuttosto che anche attività di intrattenimento e cose così. Per questo motivo noi abbiamo già da qualche anno portato avanti un'iniziativa che si chiama Nulla è come appare. Nulla è come appare è una sorta di fiera delle associazioni dove tutte queste realtà possono raccontare principalmente alle famiglie ma anche alle istituzioni, al mondo politico, al mondo assistenziale, quelle che sono le realtà virtuose e le giuste prassi di cui i nostri ragazzi hanno bisogno. I nostri ragazzi, io sono genitore di un ragazzo per esempio autistico che ha ricevuto sicuramente, al contrario di quello che veniva tantissimo tempo fa, tutta una serie di interventi che hanno fatto sì che questi ragazzi oggi siano ragazzi molto molto abilitati, che però soprattutto quando escono dalla scuola hanno, di fatto vengono un po' esclusi da quello che è il mondo, perché loro hanno bisogno di ausili, hanno bisogno di inclusione costruita, hanno bisogno di supporti e spesso e volentieri, praticamente sempre, il mondo non è preparato ad accoglierli con questi supporti. Esistono però tante realtà che si cimentano in questa cosa. E esistono realtà nel mondo dello sport, esistono realtà nel mondo dell'intrattenimento, la musica, l'arte, però ognuna di queste realtà, ahimè, tende ad essere abbastanza autoreferenziale. È un po' la pecca di noi associazioni, ognuna va per conto suo, difficilmente si collabora. Si ha quasi una sorta di concorrenzialità stupida, perché non c'è una logica nel non vedere che una cosa buona, anche se fatta da qualcun altro, è buona e basta. E quindi noi, proprio con questa manifestazione, con questo Nulla è come appare, vogliamo, per esempio, dare la possibilità alle varie associazioni di incontrarsi, di fare cose insieme, e laddove c'è l'associazione che fa teatro, darle la possibilità magari di collaborare con l'associazione che fa musica, e quella che fa musica di collaborare con l'associazione che fa sport, con la realtà che fa magari abilitazione o con altre anche realtà di questo campo. Abbiamo sicuramente una delle nostre maggiori difficoltà nel cercare di mettere in campo queste cose è la raccolta dei fondi. La raccolta dei fondi anche in questo fa sì che noi siamo un po' in concorrenza con gli altri,
mentre invece quello che noi vogliamo è proprio creare sinergia. I soldi si raccolgono insieme e si utilizzano insieme nel migliore dei modi. Vi ringrazio, buongiorno a tutti. Bentrovati a tutti, mi chiamo Gloria Paci, sono la presidente dell'Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy, un'associazione che è stata costituita nel 2019 e che ha come fine, come mission, quella di realizzare delle attività finalizzate a promuovere e sensibilizzare chiunque su quella che è la normativa che tutela i dati personali. L'associazione conta oltre 12 referenti regionali sparsi su tutto il territorio e oltre 200 soci. L'associazione realizza i propri fini statutari attraverso numerosissime iniziative, tra cui la Privacy per Notizia, la Privacy on the Road, con la rete La Privacy Amica insieme a Far Fatica e tante altre iniziative che hanno come scopo quello di sensibilizzare chiunque alla materia. Numerose le attività svolte dall'associazione per raggiungere i propri fini statutari, tra cui la consegna delle pergamene e anche tanti seminari formativi gratuiti che hanno lo scopo di avvicinare all'associazione non solo gli addetti ai lavori, quindi consulenti privacy, ma chiunque è interessato alla materia. Queste iniziative realizzate dall'associazione per il raggiungimento dei propri fini statutari, abbiamo avuto il piacere di ospitare il professor Francesco Pizzetti, che è stato il presidente dell'autorità garante dall'aprile del 2005 al giugno del 2012. E proprio a questo effetti lasciamo la parola per spiegarci come la pandemia ha cambiato le nostre abitudini, anche come ci ha cambiato nel rispetto di quelli che sono i dati personali. E sempre il professor Pizzetti ci spiegherà e ci parlerà anche della sua esperienza proprio quale presidente dell'autorità umana. Ed infine ci parlerà anche di come siamo arrivati a questa società digitale, quindi e come proprio ognuno di noi ancora non è preparato per affrontare questo mondo. Infatti, di botto, molto a seguito della pandemia, ma non solo, dentro l'epoca digitale, che siamo sostanzialmente, prima ce ne rendiamo conto meglio, sperduti, perché siamo in un mondo che non conosciamo. Questo ci dice anche che sempre di più abbiamo bisogno di autorità garanti. Tutto va nel senso di chiedere una maggiore tutela dei nostri dati, perché non si tratta più di tutelare solo il dato statico, la conservazione del dato, la modalità di accesso a questa sorta di frigorifero, ma si tratta di assicurare, garantire, tutelare una costante e continua circolazione di dati a un livello che sarà sempre più globale. E badate, chiudo qui, che la Cina, che noi molte volte consideriamo con una visione molto datata e anche segnata da molti bias culturali che abbiamo, è molto avanti su questo piano. Non solo ha adottato una normativa di regolazione dei dati che è ricalcata sul GDPR. Molto legato per i miei anni giovanili. La mia esperienza è stata caratterizzata dal momento in cui si è svolta, che voglio ricordarlo rapidamente, è avvenuta fatto immediatamente seguito alla fine dell'esperienza del professor Rodotà, che durò 9 anni e che va segnato inevitabilmente la realtà della protezione dati italiana, ma aveva già segnato la realtà della protezione dati europea. E l'eredità che mi lasciò fu da una parte estremamente esaltante, perché aveva portato la materia e questo diritto a un livello altissimo nella società italiana e anche nella società europea. Come ha spiegato giustamente il professor Pizzetti, siamo ancora impreparati a gestire, a trattare correttamente e a proteggere i nostri dati personali. Ecco, per questa ragione vi invito a seguire le attività dell'associazione sui nostri canali social e anche sul nostro sito. Ci potete contattare con piacere. Proveremo a trovare insieme delle soluzioni per essere più pronti, più preparati per affrontare al meglio il mondo digitale. Il piano strategico di Legacoop Piemonte 2021-2023 ha rimesso al centro l'agricoltura, aumentando la prossimità verso le cooperative associate, in maniera da dare delle risposte più puntuali e precise alle varie esigenze aziendali. Legacoop Piemonte è attenta ai temi della sostenibilità, sia ambientale che sociale che economica, e proprio per questo oggi vogliamo presentarvi la nostra associata, la cooperativa Arc&Ciel, una cooperativa che si occupa di trasformazione di prodotti ortofrutticoli, pioniera del settore biologico,
che ha fatto della sostenibilità il suo cavallo di battaglia. Arc-en-Ciel nasce nel 1983 da un gruppo di giovani che decidono di andare a lavorare in mezzo alla natura e in montagna. Vogliono farlo cercando di rispettare al massimo la natura, quindi cercando di utilizzare sia nella produzione che in agricoltura il meno possibile principi chimici, e questo tipo di pensiero diventerà negli anni 90 l'agricoltura biologica. Arc-en-Ciel nasce fin da subito come cooperativa, quindi raggruppa tutta una serie di soci agricoltori al giorno d'oggi in tutta Italia che coltivano biologico e che forniscono parte della frutta necessaria alla produzione, soprattutto i surplus di frutta non venduti ad Arc-en-Ciel, in modo che questi possano essere trasformati e conservati più a lungo. Arc-en-Ciel utilizza principalmente prodotti in vetro, quindi confezioni in vetro per imbottigliare e invasare i succhi di frutta, le marmellate e i sughi, che è il materiale più riciclabile e quindi con un impatto relativo inferiore sull'ambiente. Anche all'interno della catena produttiva Arc-en-Ciel si impegna a smaltire in modo più ecologico possibile e più etico possibile i rifiuti e le confezioni. Lega Coppiemonte rappresenta circa 500 imprese, un fatturato aggregato di oltre 4 miliardi di euro e il 3% del PIL regionale. All'interno delle nostre associate possiamo vantare delle eccellenze in ambito agroalimentare, tra cui oggi presentiamo Arc-en-Ciel. Il nostro obiettivo è quello di costruire per le nostre imprese associate delle opportunità all'interno del cosiddetto mercato intercooperativo. L'obiettivo è semplice: costruire delle occasioni di mercato, di sviluppo, di consolidamento grazie all'eterogeneità delle nostre associate, che vanno dalle imprese cooperative sociali alle imprese che operano nell'ambito del commercio ecosolidale ad importanti marchi della grande distribuzione cooperativa. L'obiettivo di Lega Coop è quindi di fornire una consulenza, un'opportunità per costruire progetti di filiera, occasioni di mercato e rafforzare il legame tra la singola impresa cooperativa e l'associazione datoriale, attraverso appunto questi scambi che sono opportunità non solo commerciali, ma opportunità di crescita, di consolidamento di quello che è l'impresa cooperativa, che è strategica non solo per il mercato piemontese, ma per il mercato nazionale. Un buongiorno a tutti gli imprenditori che ci ascoltano. Sono Vitaliano Alessio Stefanoni, responsabile della comunicazione della CNA di Torino, l'associazione di rappresentanza datoriale del mondo dell'artigianato della piccola e media impresa. Oggi parliamo di compasso manifatturiero. Che cos'è compasso manifatturiero? Puntando idealmente un compasso sulla punta della Mole Antonelliana e tracciando una circonferenza di 16-20 chilometri di diametro, noi abbiamo inscritta praticamente tutta la capacità produttiva della città metropolitana di Torino. Abbiamo delle filiere complete nel mondo dell'automotive, nel mondo dell'agroalimentare, nel mondo della moda. La città metropolitana di Torino è un'area ad altissima densità imprenditoriale. Dati di fonte Camera di Commercio di Torino ci dicono che nel 2021 erano 222.557 le imprese registrate. Di queste il 95,6% sono microimprese, il 3,7% sono piccole e solo lo 0,6% sono grandi. Questo che cosa significa? Che tutta la capacità manifatturiera della città metropolitana di Torino e nelle mani di aziende piccole o piccolissime. Eppure queste aziende, nonostante le loro dimensioni così piccole, sono aziende fondamentali, perché sono aziende che in realtà, attraverso il meccanismo di fornitura e di filiera, riescono a raggiungere i principali mercati internazionali. Non è affatto banale considerare la città metropolitana di Torino come un distretto produttivo, soprattutto oggi, in presenza di un contesto internazionale estremamente complesso,
costi delle materie prime, dei prodotti energetici che stanno volando alle stelle. Che cosa sta succedendo? Le principali aziende europee stanno attraversando una fase che viene detta di reshoring, cioè stanno riposizionando le loro filiere produttive dai paesi prevalentemente Cina e sud-est asiatico, dove nei decenni passati spesso hanno localizzato attività produttive, sono alla ricerca di nuove collocazioni. Ecco, l'idea di Scarlatelli, di Compasso Manifatturiero, di CNA di Torino, è quello di far comprendere, di scattare una fotografia estremamente interessante, estremamente viva della capacità manifatturiera torinese e di metterla a disposizione a livello internazionale, facendo capire, e qui chiediamo come CNA un sostegno da parte delle istituzioni, per far comprendere che in questo territorio è possibile produrre, che in questo territorio nel giro di pochi chilometri, quindi anche con diciamo esigenze di logistica estremamente contenute, con costi di trasporto estremamente contenuti, si riescono a produrre parti complete che possono essere destinate al mercato interno o al mercato internazionale. Faccio un esempio molto significativo. Un'area pedemontana come quella che gravita intorno a Cuornier, ai piedi delle valli Orco e Soana, vede localizzate aziende di 25-30 dipendenti che sono strategiche nell'indotto di colossi internazionali come Case New Holland. I trattori di mezzo mondo funzionano grazie alle parti meccaniche che vengono realizzate in questa zona. Il 50% di queste 222.000 imprese sono localizzate sulla città di Torino, quella che un tempo chiamavamo la cinta daziaria, ma l'altro 50% è distribuito in modo piuttosto uniforme su tutto il territorio. Insomma, da Cuornier a Pinerolo, da Susa alla stessa città di Torino, è concentrata una capacità produttiva incredibile, c'è un'eccellenza di manifattura e questi sono stati i temi al centro del primo festival del Compasso Manifatturiero che si è svolto al Serming, Arsenale della Pace, il 18 giugno, grazie alla preziosa collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, grazie alla partecipazione di quasi 200 imprenditori, rappresentanti istituzionali, parlamentari, assessori regionali. Compasso Manifatturiero è alla sua prima edizione, ma certamente tornerà a far parlare del mondo della piccola impresa, del lavoro, della competitività e della formazione. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.